Bene, 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 bene. Ora voglio in questo webinar, in questo breve video che faremo, rispondere a una delle domande più comuni che mi arrivano veramente quasi tutti i giorni. Mi scrivono le persone: che strategie nuove ci sono per il 2019? Come posso perdere peso su 2019? Cosa c'è di nuovo per il 2019? Beh, la notizia che forse ti sconvolgerà è che, siccome il corpo umano non è cambiato nel 2018, nel 2019 esistono le stesse identiche strategie per controllare il peso, per tornare in forma, per stare meglio. Quindi, e te le riassumo in 10 secondi, perché ogni tanto qualcuno crede che per perdere peso sia necessario qualcosa di straordinario, qualcosa di difficile. Allora, numero uno, dobbiamo controllare le calorie. Numero due, dobbiamo controllare i nutrienti. Numero tre, dobbiamo controllare la motivazione. Tutto lì, dobbiamo controllare le calorie, controllare i nutrienti e controllare la nostra motivazione. È proprio così, nient'altro. Quindi fine, ciao, ci vediamo. Clic. Bene, in realtà il problema dietro questa mega semplicità è che, numero uno, sembra troppo semplice per essere vero e di conseguenza la maggior parte delle persone incomincia a cercare alternative strane sulla perdita di peso. In realtà non c'è niente di difficile. Se voglio, quindi numero uno, se voglio perdere peso, devo avere un differenziale tutti i giorni e le calorie che ingerisco. Quindi cosa posso fare? Posso continuare a mangiare come un maiale e andare a cercare di correre tutto il giorno lungo le strade della mia città, nei parchi, sperando di perdere peso. Oppure, che poi non succede, oppure posso incominciare a controllare le calorie facendo delle scelte alimentari più intelligenti. Scelte alimentari, io non voglio darti delle diete, ma semplicemente incomincia a scegliere cibo pulito, cioè cibo che non sia fritto, eccessivamente conservato, ricco di conservanti, di coloranti, di schifezze varie. Cucinalo nel modo giusto e vedrai che già c'è un taglio netto alle calorie. Quindi, prima cosa, fare attività fisica è sì importante, molto importante, però allo stesso tempo, se tu devi togliere 500 calorie dalla tua alimentazione perché vuoi perdere peso, e quelle 500 calorie vuoi modificarle con l'attività fisica, cioè per bruciare 500 calorie di corsa con l'attività fisica, ci metti veramente un bel po'. Controllare 500 calorie con il cibo è una sciocchezza. È veramente facile, facile, facile. Secondo fattore sono i nutrienti. Tante volte mi trovo a incontrare persone che mi dicono: sì, ma io non mangio niente, mangio pochissimo, eppure non perdo peso. È vero, succede. Sai perché succede? Perché quando si mette una dieta, quindi per ridurre le calorie di cui si parlava un attimo fa, la scelta, anziché essere di ridurre le calorie mantenendo i nutrienti che servono e riducendo i nutrienti che magari ci servono di meno perché ce ne sono già tanti in abbondanza e perché magari nella perdita di peso certi nutrienti non servono, ecco che andiamo a fare errori. Tante persone non si rendono conto, eliminano i grassi o comunque riducono drasticamente i grassi perché devono perdere peso e nonostante questo apparentemente possa sembrare una scelta intelligente, è intelligente fino a un certo punto se per esempio andiamo a togliere anche i grassi sani, se per esempio, come succede molto spesso, quando andiamo a comprare uno yogurt o un formaggio light, tu giri l'etichetta in quel formaggio, quello yogurt, dai, prendiamo uno yogurt che è più semplice light, ci sono talmente tanti di quegli zuccheri che hanno utilizzato per sostituire i grassi che vai a fare danni ancora peggiori, vai a crearti un flusso di zuccheri tale che il tuo corpo non li riesce a sostenere, di conseguenza lui li deve togliere dal sangue dove li mette nelle cellule adipose, quindi stai trasformando quell'eccesso di zuccheri in grassi. Quindi è necessario anche controllare i nutrienti. E terzo, è necessario, terzo fattore, avere controllo pieno sulla propria motivazione. Per quale motivo? Perché posso anche sapere le regole perfette, le so, perché tante persone le sanno. Sanno che dovrebbero fare questo, sanno che dovrebbero fare quello, sanno che dovrebbero fare quell'altro, eppure non fanno quello che c'è da fare. Per quale motivo? Mancanza di determinazione legata alla mancanza di obiettivi, no? Alla mancanza di una motivazione e poi alla mancanza di un ambiente
che supporti queste nuove scelte, no? Perché è ovvio che se io sono in un ambiente di persone che mangiano tutti come i maiali, è ben difficile che io riesca magari a controllare la mia alimentazione. Se io inizio a frequentare dei fumatori, è molto probabile che, nonostante io non fumi, nel tempo inizio magari con una, poi due, poi divento un fumatore anch'io. Quindi dobbiamo cercare anche di frequentare le persone giuste, possiamo chiamarle così. Ora, se io devo andare a cercare sul mercato italiano un qualcosa che vada a comprendere questi tre fattori, e sfido chiunque a dirmi che questi tre fattori non sono essenziali, perché adesso ti racconto una storiella. Stai volando, hai preso un viaggio, un volo, il tuo aereo sta passando sopra l'oceano indiano e per un guasto tecnico l'aereo precipita. Fortunatamente nessuno si fa male, l'aereo precipita, però scompare dai radar e nessuno sa dove siete finiti. E siete finiti su un'isola sconosciuta, un'isola deserta, dove dal momento successivo all'atterraggio di fortuna dovete incominciare a pensare a cosa mangerete. E di conseguenza prova a pensare, magari sei un po' in sovrappeso e passerai i prossimi 6-7 mesi. 6-7 mesi a doverti arrampicare sugli alberi per raccogliere il cocco, la frutta fresca, l'ananas, quello che c'è in quest'isolotto, a correre dietro ai fagiani locali, non so come si chiameranno in un'isola tropicale i fagiani, a cacciare il pesce, ok? Quindi tutto con calorie ridotte, altissimi nutrienti perché il cibo è fresco e facendo anche tanto movimento. Secondo te, anche se ti trovassi ad avere una di quelle famose difficoltà a perdere peso perché ho questa sindrome o quell'altro problema, secondo te, dopo 6-7 mesi, mangiando così sano, avendo tutti i nutrienti al posto giusto e facendo anche movimento ogni sacrosanto giorno, secondo te perderesti peso? Non serve che tu mi risponda, anche perché non ti sentirei, però sai già la risposta. Di conseguenza, torniamo indietro. Se devo cercare una realtà in Italia che dia tutte queste tre cose, cioè che mi aiuti a controllare il peso, che mi aiuti ad aumentare, quindi a raggiungere i nutrienti essenziali che ci sono e che mi dia qualcuno o qualcosa che mi dia la motivazione giusta per continuare, ecco, un progetto che comprenda tutte e tre queste aree esiste solo, per quanto mi riguarda, per quanto io conosca, in Herbalife Nutrition. Sono 20 anni che pratico quello che mi hanno insegnato in Herbalife, che mi mantengo in forma. Ho 40 anni, compiuti da poco, non mi sono mai sentito bene come quest'anno. Ho la miglior forma fisica di sempre. Le persone intorno a me, mia madre ha perso un sacco di peso e sta da Dio, dopo tanti anni lo mantiene, mio fratello idem, mia sorella, praticamente la mia famiglia, i miei parenti sono naturalmente stati ispirati dai risultati che vedevamo e da qui si è creato un movimento di persone attraverso il passaparola che non hai idea. E cosa succede quindi? Se voglio perdere peso, quello che devo fare è ridurre le calorie e per farlo io lo faccio con uno shake, mi faccio un frullato che ha 200 calorie e tutti i nutrienti di cui il mio corpo ha bisogno in maniera equilibrata, quindi ci sono un po' di carboidrati, ci sono un po' di grassi, ci sono anche le proteine che sono fondamentali affinché i nostri muscoli siano ben nutriti, funzionino bene e continuino a bruciare anche mentre dormiamo. Ok, quindi prima di tutto c'è quello, poi quindi calorie e nutrienti siamo a posto e poi c'è il resto che è la motivazione. E la motivazione in Herbalife si ottiene perché c'è un coach, quindi una persona che ti aiuta, ti sprona, ti dà le direttive giuste, ti evita di fare degli errori. Ti guida in quei momenti che noi sappiamo difficili che una persona attraversa quando vuole tornare in forma o vuole avere dei nuovi risultati fisici. Ecco che avere un coach che ti stimola e ti aiuta e ti supporta, questo fa la differenza. Ma se la differenza la fai perché ricevi la motivazione, qualcosa di straordinario dentro di te avviene quando la motivazione la dai ad altri. Per questo in Herbalife abbiamo creato una grandissima community di persone che stanno lavorando su se stessi, sulla propria forma fisica, chi vuole perdere peso, chi vuole aumentare magari di massa muscolare, chi vuole avere migliori prestazioni atletiche, chi semplicemente si vuole occupare in maniera salutare della propria prevenzione, della propria nutrizione a 360 gradi. Ci sono vari motivi, ma quindi un ambiente di persone che ha
lo scopo, l'obiettivo di migliorare la qualità della propria vita attraverso la nutrizione e attraverso 100 regole del benessere che ovviamente si condividono tra tutti, perché è normale che sia così. Quando tu frequenti persone che sono appassionate di qualcosa, e anche se la frequentazione avviene, che ne so, online perché sei in una community online o avviene dal vivo perché frequenti un club e una community locale, qualsiasi cosa sia, alla fine c'è un passaparola di informazioni utili, straordinarie, che ti permettono di raggiungere dei risultati incredibili. Io ho imparato di più in questi anni frequentando persone che erano appassionate, quindi leggevano, studiavano, ho letto decine di libri in ambito di alimentazione, nutrizione. Adesso sto leggendo questo bellissimo libro, Le 100 regole del benessere, che comprende tantissime cose di quelle che spieghiamo da tanti anni anche noi ai nostri consumatori, alle persone che seguono un percorso nutrizionale. Quindi ti devo dire una cosa, le regole sono le stesse, le formule magiche non esistono. Se voglio perdere peso, devo ridurre le calorie, bilanciare i nutrienti e mantenermi focalizzato e motivato sui miei obiettivi. Nient'altro, nient'altro, non c'è niente che possa farti perdere peso se non questi tre fattori messi insieme. Poi è chiaro, ogni tanto qualcuno incontra e dice: ah, ma mia cugina o la mia amica ha mangiato Herbalife e non ha funzionato, o ha mangiato Herbalife e poi ha rimesso il peso. Ma senti un po', allora ti faccio una domanda: se tu ti compri qualsiasi prodotto al mondo nutrizionale, lo metti nella credenza, lo lasci là e non lo usi, non funzionerà mai, o se non lo utilizzi come ti viene detto non funzionerà, è inutile che ti fai un frullato per ridurre le calorie e dopo un'ora magari esci con gli amici e ti fai l'aperitivo con le tartine, le pizzette o ti vai a mangiare la frittura di pesce, perché non funzionerà neanche Herbalife, non è mica una formula magica. Ogni tanto qualcuno dice: uno ha perso peso e era aumentato, ma cazzarola. Cioè, se ti dicessi: ti do un prodotto che una volta che lo mangi non riaccumulerai mai più peso per sempre, lo mangeresti? Certo che no, non ti fideresti perché dici: questo prodotto mi va a fare una modificazione genetica, che cazzo di prodotto è che posso fare una cosa del genere? Quindi, bando alle ciance, togliamo tutte queste stupidaggini in testa. Se un'azienda esiste da tanti anni, fa la stessa cosa nel mondo da 38 anni, il massimo dell'espansione, della diffusione, del gradimento dei prodotti negli Stati Uniti, dove Herbalife è nata 38 anni fa, si è avuto l'anno scorso, il massimo del gradimento, della diffusione, del consumo di Herbalife in Italia, che esiste dove esiste da più di 25 anni, si è avuto l'anno scorso. Quindi vuol dire che il passaparola sta funzionando perché le persone si trovano bene. Poi ci sarà anche chi non si trova bene, vabbè, non siamo tutti obbligati a mangiare Herbalife, però l'importante è fare le cose fatte bene. Se vuoi ottenere risultati, e ti voglio dire che sono una persona che in questi 20 anni da coach Herbalife ha avuto e ha portato le persone a ottenere straordinari risultati attraverso i prodotti e la nutrizione di Herbalife Nutrition, appunto, ecco che se vuoi ottenere degli straordinari risultati, devi fare cose semplici come quelle che ti ho detto, portate avanti tutti i giorni per tanto tempo. Non c'è nessun segreto, non ci sono misteri, ci sono risultati che arrivano perché acquisiamo abitudini buone, costanti, scientificamente testate, quindi tutto quello che serve c'è già. Questo è il mio messaggio. Se vuoi quindi metterti in forma per il 2019, puoi decidere di iniziare il nostro percorso. Magari sarà un percorso di 100 giorni, un percorso magari sei da ottenere risultati più grandi di 300 giorni, oppure magari un percorso di 30-60 giorni, chi lo sa. E per approcciarti a questo percorso ho pensato ad una cosa, ho pensato che ogni tanto le persone hanno un po' di scetticismo, come è successo a me quando tanti anni fa è arrivata Amazon in Italia, mi sono avvicinato a questo nuovo sito internet, non lo conoscevo. E volevo capire se era affidabile o meno, se mi sarebbe piaciuto o meno, se le spedizioni sarebbero state nei tempi corretti o meno. E quindi cosa ho fatto? Non è che ho comprato una cosa da 500 euro, giusto? Ho comprato una cosina, penso un libro da 5, 6, 7 euro. Dopo c'erano anche le spese di spedizione, quindi avevo speso sti 10, 12 euro. E quando ho visto che il prodotto è arrivato, che la spedizione era veloce, che era integro, era fatto bene, tutto, ho detto: ah, proviamo con un po' di più. E poi un po' di più, un po' di più, vorrei proprio sapere quanto ho speso l'anno scorso su Amazon perché è diventato uno dei miei fornitori preferiti per via che è facile, no? È immediato.
Quindi allo stesso modo, anche per avvicinarsi a Herbalife, magari se conosci già storie di persone che hanno ottenuto dei risultati e quindi vuoi iniziare il tuo programma nutrizionale, perfettamente, possiamo iniziare, non c'è nessun problema, ti aiuterò a ottenere i risultati che vuoi in base al programma nutrizionale che deciderai di cominciare. Se invece hai ancora un po' di scetticismo, ti invito ad una sfida di 5 giorni, che non è una sfida per vedere se Herbalife funziona in 5 giorni, perché ti ripeto, non è una formula magica. Però è una sfida per capire come Herbalife funziona in 5 giorni. 5 giorni che ti permetteranno di utilizzare i nostri prodotti appunto nelle 5 colazioni che affronteremo insieme. Ti daremo dei supporti, dei suggerimenti, potrai conoscere il valore di avere delle persone che ti fanno avere delle ricette sane che hanno preparato i nostri nutrizionisti, i nostri esperti in ambito di alimentazione. Ti introdurremo nella nostra community, avrai un assaggio di cosa vuol dire avere un coach che ti aiuta a rimanere focalizzato e avere qualcuno che magari ti ispira con nuove informazioni, con i propri risultati e con tutto quello che può esserci all'interno di una community di persone entusiaste sul proprio percorso di benessere fisico. Ecco, il mio invito per te è questo, contattami se stai cercando un modo per raggiungere i tuoi risultati e sai già che Herbalife sarà la tua strada, oppure contattami se vuoi metterti alla prova in questi primi 5 giorni con Herbalife Nutrition, in questa sfida 5 giorni, perché i risultati che potrai ottenere potrebbero essere davvero straordinari. Ringrazio tutte le persone che hanno assistito a questo webinar, mi auguro di aver risposto correttamente anche alle domande che mi avete inviato precedentemente. Vedo che in tanti mi stanno scrivendo e stanno rispondendo. Penso comunque che la cosa principale, la più importante di tutte, sia mettersi in azione. Se continuiamo a lasciare tutto un po' così a caso, se ci aspettiamo che succeda qualcosa esterno a noi che ci porti ad ottenere dei risultati, sappiate che non è così, non succederà niente. Tutto dipende da noi. Jim Rohn, un grande filosofo americano del fine del Novecento, diceva che se vuoi che le cose cambino, devi prima cambiare tu, quindi devi fare tu qualcosa di diverso affinché cambi la realtà intorno a te. Ecco, questo è il mio augurio per te, per tutto l'anno che stiamo per affrontare insieme. 2019 sarà un anno incredibile. Ci saranno anche tanti lanci di nuovi prodotti nella nostra azienda che potranno magari aiutarci a lavorare e ad affinare i particolari di quello che vogliamo ottenere e raggiungere, poi ricordiamoci sempre che se vogliamo ottenere risultati, i tre pilastri, calorie, nutrizione e motivazione, sono il fondamento per riuscire ad ottenere qualsiasi risultato si stia cercando. Ciao e buona giornata o serata o settimana a tutti. Ciao!